Allora, vediamo un pochettino draft wise che cosa è successo. Lui è proprio bello guaglione, andrei a strizzare. No, ti giuro, mi sta strasimpatico pure a me. Ok, Kalista Ban mi piace, però è principalmente mirato ad Ansama, non tanto al Kalista in generale, quanto a Ansama con Kalista. Ban Diez ormai, ragazzi, come avevo detto pure prima, è un top tier AD carry, soprattutto è un ottimo first pick. Thresh già sapete perché. Ban di Akali lascia la mid lane in maniera un po' più creativa, perché a questo punto in mid lane di AP rimane soltanto Sylas come pick. Quindi rende molto più ambito il pick di Rumble, e questo probabilmente ha portato al ban di Rumble da parte dei Misfits. Vediamo i Misfits cosa andranno a first pickare. Abbiamo a disposizione Renekton come first pick, che può essere ancora buono, oppure Lucian Tristana. Io credo che sarà più un Lucian Tristana, non credo che andranno per Udyr, potrebbero anche andare per Udyr, ma credo sarà un Lucian in questo caso. Il problema di andare Lucian ora è che ti blocca ad avere un champion AP dopo, quindi a meno che non vogliono first pickare Sylas adesso. Ok, Gwen anche effettivamente c'era open. Gwen first pick ancora meglio teoricamente, e tra l'altro questo lascia l'opportunità a Lucian mid. Ora i sono obbligati, credo, a prendere Lucian. Altrimenti questo è un free Lucian mid per i Misfits. Non credo che ci sia nessun altro AD carry che loro vogliono prendere, o nessun altro mid lane che i Misfits vogliono prendere. Il problema dei Rogue del prendere Lucian ora è che sono obbligati a prendere un AP. Infatti qua c'è il pick di Fiddlestick che è obbligato, e questo vuol dire che il pick di Volibear potrebbe essere un ottimo pick. Anche Udyr può diventare un ottimo pick qui per i Misfits, e i Misfits hanno comunque possibilità di giocare in mid lane, perché hanno i pick AD che possono essere giocati. Quindi possono giocare tank. Akali purtroppo non possono giocarla, quindi diciamo che Sylas non vuoi mai giocarlo contro Lucian. Xin Zhao, che è un altro ottimo jungler al momento molto forte, può essere più che viabile contro Fiddlestick. Xin Zhao ancora non sono abituato a vederlo piccato così tanto, ma penso che diventerà sempre più piccato. Gwen sicuramente non è mid contro Lucian, ragazzi, non credo. Syndra è la miglior risposta AP che rimane contro Tristana e Lucian, però non è un counter pick a essi, quindi vuol dire che Lucian avrà comunque vantaggio e controllo contro Syndra. Però avendo Xin Zhao in giungla con la sinergia con Syndra, è abbastanza facile se appare un gank a Lucian o bullizzarlo se gioca aggressivo, che è il punto di forza di Lucian. Perché Lucian non può schivare in contemporanea Syndra e Xin Zhao, e sono due personaggi che singolarmente, se dovesse non parare o schivare la combo di uno di quei due personaggi, fine, insta-morte. A questo punto per i Rogue credo che ci sia da piccare il top lane il prima possibile. C'è Renekton open, c'è Nocturne open, c'è Sett open. Credo che la miglior scelta possa essere Renekton, altrimenti Sett. Altrimenti qui sicuramente riceveranno un ban di un altro champion. Potrebbero persino piccare Nocturne in realtà, però non è ottimo contro Gwen. Fiddle non è molto più difficile da seguire a questi livelli di gioco, più che altro è un personaggio debole, Alne. Fiddle, il punto, allora, il counter segreto di Fiddle sono le ward. Se tu sai mettere le ward e vedi la mappa, Fiddle non esiste come campione. E in più non è un personaggio che ha un buon early e un buono scaling, dipende tutto dalla sua ulti. Se lo vedi ultare, Fiddle non serve. Io mi aspettavo un po' più di emozioni per Fiddle Nock. Onestamente è forzato, ragazzi. Questo, allora, il first pick di Gwen ha forzato loro a prendere Lucian e ha forzato loro a prendere Fiddle. Si sono fottuti con le loro stesse mani in draft i Rogue. Per ora. Poi non vuol dire che il game sia finito, però in draft non stanno partendo bene i Rogue. Ban di Senna, che tra l'altro secondo me non ha senso, a meno che Ansama non sappia giocare Senna, perché sono i Misfits che dovrebbero bannare Senna qui a loro. Immagino che a questo punto andranno a bannare support da disingaggio. Potrebbero persino bannare Lulu, i Misfits, oppure bannare. Ok, Varus potrebbe essere anche un'opzione, effettivamente. C'è la possibilità di giocare ancora Varus Fatality per i Rogue, visto che ha superato la fase di ban dei primi tre. Credo che i Rogue volessero Varus come risposta al first pick di Lucian e dei Misfits, ma abbiano dimenticato Gwen. E se invece di Fiddle piccava Elise, era ancora peggio, perché Elise è ancora più debole di Fiddlestick come potenzialità al momento. L'unico pick che potevano fare era Nidalee, però Nidalee è estremamente skilled ed estremamente difficile da giocare. Addirittura Ansama è andato a bannare Kog, quindi Ansama immagino che più che altro non sappia giocare quei champion. Qui Kog sarebbe potuto essere un buon pick con Lulu, quasi sicuramente andranno a prendere credo Nautilus, i Misfits come support. Bello il pick di Draven di Ansama, questo mi piace, il Draven di Ansama. Vediamo come risponderanno al Draven di Ansama. Hanno ancora Tristana a disposizione, potrebbero, credo che vogliono giocare un AD carry safe, quindi potrebbero andare per Xayah. Anche andare Kai'Sa contro Draven, non credo che Kobe voglia andare Kai'Sa contro Draven. Oddio, no 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 no, devono per forza prendere un support con ingaggio adesso. A questo punto deve essere per forza un Nautilus, più Nautilus che Leona qui, credo. Vero, Barta, che c'è la combo Fiddle Nocturne per il Fear, ma credimi no. Persino il pick di Alistar qui non mi piace rispetto a Leona Nautilus Open, anche se è stato preso per essere una frontline beefy contro la comp nemica, qualcuno che si assorba la ulti di Lucian, che si assorba i danni. Pick di Morgana è in teoria terribile, ma avendo piccato Alistar mi piace molto il pick di Morgana. È buono sia contro Syndra che contro Alistar, gli impedisce di fare la combo sempre. Vediamo un pochettino come andrà la partita. Sinceramente, credo che a livello
livello di draft i Misfits siano superiori. Ma in che senso il mid dei Misfits si concentra sulla stampa di Akali? In che senso, mi scusi? Sì, Trimby aveva già mostrato di essere bravo con Morgana, però il pick di Morgana support in generale è molto debole. Qui invece ha un senso Morgana support, per esempio. Ha persino più senso che prendere un personaggio aggressivo di Rogue. Questo punto. Ciao Jake, come stai, caro? Ciao Eno! Lidia al momento è messa male in solo Q, è semidecente in competitive, ma al momento non sta avendo più piccata. Ci sono troppi personaggi che one-shottano. Tutto bene, Jake. Sto mangiando qualcosina nel mentre che oggi live lunga, visto che facciamo una maratona di 8 fino a 12 ore, e sto tipo svenendo dalla fame, chat. Per ora vedo che sta facendo bei trade back con Lucian. In generale Lucian dovrebbe prendere un po' di vantaggio di HP se traddano il mid, i due mid, però non ne sta perdendo molti durante i trade. Allora, più che viabile, Alne, ci sono pochi pick up che puoi prendere, e per la logica che dicevo prima del fatto del sacrificare il jungler piuttosto che il mid in Corea, è un ottimo pick di Ana giungla. Syndra in solo Q è forte, ma in generale non è il miglior mid laner. Non prendi mai i mage AP al momento in mid, perché devono tutti quanti scalare. Però Syndra tra quelli che devono scalare è la migliore, perché ha un early migliore rispetto agli altri. Diciamo che Kai'Sa contro Draven proprio non la vuoi giocare in generale. Preferisci giocare personaggi che abbiano uno scaling o qualcosa dalla distanza. L'early non sta andando come vorrebbe Larsen. Bravo Irith col trade. Forse riesce a fare pure 1v2 qua. No, non ha la W. Bel patting di Spire. Più che altro, se avesse avuto la W, forse avrebbe potuto outplayare. Razork. Ok, ancora lei. Nice. Bravo Razork. Se Trimby aveva le palle andava di Morgana Comet, non con lo shield, ragazzi. Non aveva senso andare Comet. Non è Morgana che deve carriare quella lane in danni. C'è Draven. Ezreal viene counterato da Braum, fracas. Se prendi Braum Kog contro Ezreal ma non hanno Yumi, allora puoi vincere. Se prendono Ezreal Yumi e tu prendi Braum Kog, perdi. Fiddler si può giocare o con Predator o con lo spellbook, ragazzi. Credo che ora possa anche caricare il Predator mentre ulta, ma non ne sono sicuro. Devo provare nel strumento di allenamento. Il problema è che Twitch è difficile da bilanciare. Secondo me avrebbe bisogno di un rework. Questo è uno dei punti deboli di Fiddlestick. Praticamente qualunque campione del gioco ti bullizza nell'1v1. Fiddlestick non, se non può utilizzare la ulti è inutile. Non credo che Odamne si riesca a salvare qui. Non basta. No, credimi, non guardare le build di Mobafire Unired. Non suggerire mai Mobafire, credimi. Però state dicendo perché ha ultato Xin nel Tower Dive? Allora, se voi ultate prima di combattere, no cappate la, oltre a fare il danno, no cappate l'avversario. E in più, avendo attivato la ulti, i minion, quelli caster, non gli faranno danno. Principalmente, voleva spingere Nocturne per guadagnare un secondo di immobilità di Nocturne. Per questo ha ultato instant. Fiddlestick ulti mid, flash in avanti, insta flash di Viteo. Bravissimo Razork qua a guadagnare secondi a Viteo per farlo salvare. Mobafire anni fa infatti era famosa. Il concetto Unired è che non ha senso imparare a giocare male dicendo vabbè io non sono un pro player, allora vedo la build di quello là scarso. Credo che qua i rogue abbiano bisogno costantemente di andare per le ulti di Fiddlestick per generare del vantaggio, altrimenti sarà Xin Zhao a negare Fiddlestick. E se Xin Zhao riesce a negare Fiddlestick, la comp dei rogue veramente si spalda. Però in bot giocare Kai'Sa contro Draven è suicida. Kobe sta letteralmente non farmando da un po' di tempo. Erano obbligati quelli da a prendere un pick up. I Misfits sono stati bravi con la draft a obbligare gli avversari a piccare un champion jungle AP e probabilmente avevano trainato o preparato Fiddlestick. Ma il problema di Mobafire è quello, Enemies. Non sono aggiornate le build. Perché Draven ha preso essenza di First Item? Draven non vuole subito lifesteal per il sustain? Il punto è che di base lui ce l'ha adesso nelle rune e ha comunque del sustain nella build grazie alla Doran Blade e le rune. Ma principalmente se tu vedi questo Draven sta controllando la lane, non sta tradando con Kai'Sa, quindi non gli serve il lifesteal. Lui vince i trade contro Kai'Sa. Quello che gli serve è che se Kai'Sa o qualcuno fa un errore, schiocchi le dita, deve morire. E soprattutto deve avere mana per poter controllare la W, per poter controllare le Q. Ragazzi, Ansama è uno dei migliori Draven
Draven al mondo è una delle migliori Kalista al mondo. Vedere Ansama giocare Draven è orgasmico in competitive, perché letteralmente hai paura di avvicinarti. C'è da dire pure che la draft di Misfits li penalizza in bot. Prendere quella Kai'Sa contro Draven non è ottimale. Anche il pick di Alistar non è stata la miglior scelta all'inizio del game, perché quell'Alistar è puntato per essere forte e utile dopo. Il punto è che la comp dei Rogue ha comunque punti di forza dopo, perché con un doppio AD carry hanno danno. E sì, se Fiddlestick dovesse andare fuori posizione lo shotterebbero e non potrebbero fightare i Rogue, ma se Fiddlestick dovesse riuscire a ultare da un punto stealth con la ulti di Nocturne, i Rogue possono facilmente girare il fight se Draven è grosso e se Lucian ha risorse a livello di danno. Teller One, come lo metti come giocatore di Draven, è parecchio bravo, è un botto forte, è tipo penso top 10 Draven al mondo Teller One, anche perché ci sono dei Draven in Cina e Corea che fanno paura, ragazzi. Avrebbero potuto prendere Xayah, avrebbero potuto prendere Tristana, che era leggermente meglio di Kai'Sa in questa situazione. Avrebbero potuto prendere Kog, no, perché c'era Bron bannato. No, soltanto Xayah e Tristana. Xayah e Tristana erano meglio. Ragazzi, la build di Lucian ha senso, considerate che sta giocando contro 3 semi AP. Allora, Gwen è AP, Kai'Sa è per metà AP e Syndra è AP, e Lucian in lei sta giocando direttamente contro Syndra. Buildare un oggetto che gli dà danno e magic resist è ottimo. Bel pick qui contro Xin Zhao. Più che altro la rotazione anche della bot lane in top, in questo caso avendo preso la kill hanno preso anche il controllo della top nonostante la rotazione di entrambi i team. Il vantaggio è che non avendo tippato Gwen, a questo punto può tranquillamente rimanere in bot e tradare la torre. Però questo è il vantaggio di giocare Nocturne, ovvero cercare le play, il playmaking, in questo caso TP più ulti per non far capire neanche dove stai tippando e dove sei. Le rune Draven in real. Come scala Draven adesso? In realtà Draven non ha lo scaling di molti AD carry a livello di gittata di DPS, ma a livello di danno in singolo scala molto bene. Scalava già bene prima a livello di danno in singolo. Bravissimo qua Razor con la W. Bravo Fiddlestick a togliergli la piantina. Kobe dovrebbe riuscire a prendere una kill qua insieme agli altri. Il danno che mette giù Gwen! Vanno sicuramente per Larsen. Larsen da questa situazione non esce vivo. Addio Larsen. Beh, direi che il TP dei Misfits è valso un po' più del TP dei Rogue. Bravo Irith e Veteo a dare più valore ai loro TP di quanto l'abbiano dato Larsen e Odoamne. Però entrambe le giocate erano tutte quante molto belle. Semplicemente qui dovevano ricordarsi di non avere i TP loro, quindi questo positioning di Ansama era sbagliato. Bravissimo comunque Razork a connettere entrambe le W. E poi nel momento in cui è arrivato Irith con Gwen, che praticamente non può Gwen tra l'altro dalla comp dei Rogue non può prendere danno, quindi avere Gwen contro quella comp vuol dire praticamente avere un extra tank gratuito fin tanto che è la W. La comp dei Misfits è veramente difficile da gestire in scaling per i Rogue. L'unica cosa che può creare il fattore X è la ulti di Fiddlestick. L'ignite più la ulti lì. Perché su quella non si fa il dente di Nashor? Perché rallenta un sacco la build. Non è così forte come buildare Riftmaker ora e andare Zonia e Cosmic Drive. Comunque in lag il livello si sta alzando mostruosamente. Non vedo perché credi che si sta alzando. Io credo più che altro che si stia livellando più che alzando. Cioè che tutte le squadre stiano arrivando allo stesso livello, ma non nel senso positivo del tutte quante si sta alzando. Credo che a molte squadre si stia calando il livello di abilità. E lo dico anche a livello di performance globale, inteso tipo MSI, performance dei mondiali dello scorso anno. Infatti Inspired ha fatto una bella ulti con Fiddlestick, è stata una bella combo tra Odoamne e Inspired. Però credo che i Misfits fossero abbastanza forzati a fare quella giocata al drago, semplicemente non avevano coverato bene in ward per vedere Fiddlestick. Vi ripeto, il problema di Fiddlestick è se hai un buon warding, Fiddlestick non gioca, e questo a livello competitivo è un grosso problema. Questo non vuol dire non essere stato bravo da parte di Inspired, però semplicemente vi ripeto, bravissimo qua Razork a zonare Odoamne dagli altri. Larsen adesso rischia di morirci addirittura. Addio Inspired, addio Larsen. Vediamo adesso se riescono a duellare. Dovrebbero... oh no, sta arrivando Ansama. E questo non so come si sia creata questa situazione in cui Kobe è completamente dall'altro lato della mappa adesso.
Odoamne non credo che vinca questo duello. Ah, non lo vince il duello. Gwen è un po' rotta. Snip snip. Come direbbe Lily. Snip snip. No, non hai capito, Lorenzo. Se io so dove è Nocturne, perché Nocturne per fare questo, se so dove è Fiddlestick, Nocturne non può neanche ultare. Devo vedere Fiddlestick. Se vedo Fiddlestick, il problema non sussiste. Questo fight, onestamente, i Misfits hanno avuto, cioè hanno giocato veramente bene il fight. Più che altro non avendo Cobby che stesse neanche vicino, lontanamente per poter arrivare, si sono trovati in questa situazione. Irith ha fatto un lavorone insieme a Razor. Razor che ha fatto un bellissimo disingaggio all'inizio per separare le due parti del team. E questo è un Fiddlestick con 20 stack di Magi in 20 minuti. Non è perfettamente normale che Gwen mica sostenere contro un Nocturne. No, ma è vero, mica un personaggio è fatto per recuperare vita e l'altro no. Sono d'accordissimo. Gwen è un champion giusto e perfettamente bilanciato. Snip snip. Come mai siete andato a Tipisciaco? Ho visto l'intro di LCK con tutti i play. Questa volta penso che hanno superato i Lek per... Non l'ho visto. Non l'ho visto l'intro dei LCK. Perché la Clue su Draven non una Dractar o Immortal Shield Bow? Può andare per danno in early. E tra l'altro col Prowler può saltare, doggiare, dashare. Questo lo aiuta tantissimo contro Xin Zhao, contro Syndra, per schivare le spell. Altro ingaggio, bravissimo Razork di nuovo. Questa volta dovrebbero vincerlo. Non sono riusciti ad arrivare sulla backline. Dipende da Ansama cosa fa, ma in teoria questo dovrebbe essere fight vinto dai Misfits. Idit! Razork comunque sta facendo ogni volta una ulti perfetta per salvare gli alleati. Ansama dovrebbe, appena visto quella ward, dovrebbe andarsene dal Baron. E questo dovrebbe essere Drago gratis per i Misfits. E questo è un altro infernale negato. Più che forte sui Misfits, negato ai roghi. I roghi hanno bisogno degli infernali con Draven. Se vedi Fiddlestick non puoi aggredire. Se non puoi aggredire, i roghi ti hanno detto. No. Se io vedo Fiddlestick dove sta, io aggredisco. Pure se Nocturne ulta. So dov'è, so come counterarlo. C'è la R di Xin Zhao, te la cancello la ulti. Ho counterplay a Fiddlestick se lo vedo dove sta fermo, però devo vedere dove sta facendo l'agguato. Meno Senna è stata balanza contro lo Zero, ma Senna contro Draven com'è? Terribile Senna contro Draven. Contro Draven vuoi giocare champion che abbiano scaling, ranged o che siano... Allora, contro Draven i personaggi più forti sono Caitlyn, Ezreal, Xayah. Potenzialmente ci puoi giocare Tristana. Però sono questi qua che ti ho detto. Tipo questi qui sono i più forti. Cosa ti aspetti da un Irelia P? Scusa, hai ragione. Secondo te con la 11.13 invece di una 900? No, c'è bisogno di un massive nerf ai Bruiser. Anzi, penso che la 11.13 i Mage saranno ancora più messi di merda, perché giocheranno Hullbreaker contro i Mage. E i Mage faranno Riot, perché quel carretto mi uccide? Perché i Minion sono più forti di me? Non è giusto. Perché hai rimesso il banner of command, ma gli hai cambiato nome e l'hai reso più forte? Ragazzi, tra l'altro, vi ricordo per quelli che non sanno che questa maratona come funziona, c'è il sub goal. Ogni 30 sub aggiungiamo un'ora alla maratona e ci sono i premi a ogni step. Si parte da 8 ore per arrivare a un massimo di 12 ore. Al primo step ci sarà un coaching estratto per voi della chat. Al secondo step ci sarà una lezione di macro gaming. Al terzo step ci sarà wording e wave management. Al quarto step potrete scegliere che personaggio porterò per una live intera, intera. E io non avrò diritto in quella live di dire niente. Non potrò dire nulla, tipo neanche che schifo di personaggio. No. Fin tanto che sia del ruolo, cioè che compare nel ruolo della categoria. Tipo, se mi dite devi giocare una live intera top, deve essere della categoria top, eccetera, eccetera. Siamo intorno quasi ai 30, Aatrox. Dopo vi do il numero preciso. Vuoi dirmi che entreremo morendo dei carretti potenziati? Esatto, esatto, ragazzi. Ed è tristissimo. Quando ci esci la barba, in che senso? Mi dica. Ragazzi, facciamo così, io posso pure togliere il max 12 ore. Rimango con lo stesso numero di sub richiesti per ogni ora in più. Per me si può fare. Se lo bannano lo prendo qualche altra cosa di sub. Chiaro, non posso fare miracoli. Ragazzi, ve l'ho detto, deve essere della categoria. Se voi dite deve essere un jungler, quando clicco il tasto jungle nella categoria di champion deve comparire. Quindi c'è già stato il coaching alla chat e l'azione di macro? No, siamo vicini al coaching alla chat, tira campa.
Mi sa che qua Ansama non può fare molto. Cioè, in realtà è andato Meli per cercare di combattere Irith. Però vorrei dire, cioè, è Gwen, capite? Non è che ce l'ho con Ansama o volesse fare del caso. È Gwen, che gli vuoi dire? Se sei ranged non fai danno, se sei Meli vieni stuprato. Uè, uè, io bello sto champion. Però questo potrebbe essere il primo Infernal per i Rogue. E Infernal cambia tanto il danno della comp dei Rogue, veramente tanto. I Rogue sono Infernal dipendenti. Ma vogliare con nuovo Itemnatore che ce ne esiste a 5Q? Non ne ho idea, sai, penso di no. Eh no, se ci arriviamo io sono contento, perché voglio arrivare al sub goal per poter fare tante cose con voi. Come mai ancora stanno giocando Diana Jungle così forte? No, semplicemente serve l'AP jungler, Ferrir. Perché i mid non vuoi giocare i mage, vuoi giocare gli AD, sono più forti. E siccome la mid è più influente della giungla, sacrifichi la giungla. Qua i spider ha un ottimo positioning. Fiddlestick non può ultare. Vediamo. Bel disingaggio da parte dei Misfits. Però in realtà questo è a favore dei Rogue. Stanno guadagnando tempo. Anche se questo è un terzo infernale per i Misfits. Ed è un po' problematica. Inizia ad essere un po' difficile gestire la comp dei Misfits contro Infernal. Ci sono stati tanti ban agli AD Carry, Hydrox e Draven è stato veramente un bel pick in mano ad Ansama. Mi avrebbe fatto piacere, Gov. Mi avrebbe fatto molto piacere. Se state sentendo che next patch lo Stridebreaker viene nerfato, la Trinity torna viabile. No, perché non è un nerf. Oh, è passata la ulti di Fiddlestick. RIP. Questo è il punto forte della comp di quando giochi Fiddlestick. Una ulti dove non ti vedono e puoi vincere il fight. Quando giocavo Fiddlestick io in competitivo, dicevo che l'unico punto forte di Fiddlestick è che quando giochi Fiddlestick non hai mai perso veramente. Basta una singola ulti di Fiddlestick buona e puoi vincere un fight. Però è veramente, veramente, veramente difficile vincerci. Ma se due o tre partite vuoi dare al giorno, quindi il campione che mi ha fatto rimanere sul LOL. Ah, ok. Perché divertimento, ci sta, Edo. C'è qualcuno che può vincere 1v1 contro Gwen in late? Tryndamere. Perché non può morire. XD. In realtà credo anche Nasus in late late game full stack, cioè tipo bello staccato, potrebbe tenergli testa. Fiora non credo, ragazzi. Il kit di Fiora viene counterato dal kit di Gwen, visto che Fiora non ha molto da parriare a Gwen, mentre invece Gwen può doggiare tutto di Fiora con il suo dashino. No, Camille dovrebbe perdere contro Gwen in late game, non dovrebbe avere nessuna chance di vincere. Il problema di Gwen non è quante statistiche di armatura ha, il problema di Gwen è quanto si cura e quanto danno ti fa, anche se le riduci le cure. Entrambi fanno danni allucinanti da una Q, vero? Però Gwen ha anche la R che fa danno. Com'è che in direzione competitiva si è visto in alcuni game, Void? Si è visto in un paio di partite, però principalmente non lo picchia alla cieca. E adesso giocano Xin Zhao, quindi non giochi Kindred. Tirati for Rogue solo perché hanno portato un po' di innovazione. Credimi, l'innovazione che hanno portato i Rogue, eccetto quella in bot, è forzata. Quella in bot è una bella innovazione, quella in giungla è completamente forzata. Cioè non credo che i Rogue avessero calcolato questa cosa, perché altrimenti in top non avrebbero avuto così tanti problemi. Loro stanno avendo particolari problemi da Gwen. E a meno che Fiddlestick non faccia una ulti perfetta, la comp di Misfits è quasi impossibile da battere per la comp di Rogue. In uno scontro pulito dove non c'è il fattore sneaky sneaky di Fiddlestick che entra e finirà uccide tutti, non hanno chance i Rogue di vincere in quella comp. Quarto drago per i Misfits se riuscissero a prenderlo. I Misfits stanno solo guadagnando tempo qui. L'hanno visto. Probabilmente vinceranno i Misfits questo fight. È impossibile. Il punto è che non riescono a fare niente contro Irith. Guardate Irith dietro. Guardate Irith. Razor che entra in mezzo a tre, non riescono a uccidere. Adesso guardate Irith. È Gwen. È fottutamente Gwen. Ah, qua non capisco perché non abbiano preso le torri pure per strada. Perché avevano il tempo di farlo. Però effettivamente ci può stare anche andare al Baron direttamente. Bravo Irith. A sfruttare la doppia V per fare lo spell immune contro il Nashor. 4k e 7 di danno Gwen lo scorso fight. Con un oggetto offensivo. Un oggetto offensivo. Anzi, offensivo sarebbe dirlo. Un oggetto da Bruiser Mago. Adesso si è buildata finalmente il Rav. Adesso possiamo dire che ha due oggetti offensivi. Qua è dove i Rogue possono fare di più. Qui non puoi mettere visione. Questo è il punto forte quando giochi Fiddlestick. La tua base.
Da dove ha ultato che non l'hanno visto? Oh no, non ha messo la Ward Wander. Wander, la Ward. Ai ai ai, la gente non sa giocare contro Fiddlestick. Non sanno come si gioca contro quel champion. Ragazzi, è che letteralmente non hanno idea di come si giochi contro Fiddlestick. Era ovvio che dovesse mettere la Ward lì. Holy shit. Onore ai Rogue. Onore ai Rogue, ragazzi. La draft di Misfits era 50.000 volte meglio, ma hanno giocato veramente bene. Ragazzi, che cazzo di partita che hanno giocato, però. Veramente, veramente bella, ragazzi.